Ben ritrovati al consueto appuntamento con l'informazione del telegiornale di TV City. In apertura la cronaca, 7 arresti a Torre del Greco, scoperte truffe telefoniche per svuotare i conti in banca. Partono oggi le vaccinazioni per il personale marittimo, una vicenda che si sblocca dopo denunce e sollecitazioni. Ancora caos rifiuti a Torre del Greco, numerosi gli ingombranti abbandonati e non raccolti per le strade. Poi il mondo della scuola, notebook e sussidi didattici consegnati questa mattina agli alunni dell'Istituto Colombo di Torre del Greco, mentre all'Istituto Falcone Scauda si chiude il progetto finalizzato a spiegare il coronavirus agli alunni. Questo ed altro, guardiamo i servizi. Dalle prime ore di questa mattina, personale della Polizia Postale di Napoli, del Commissariato di Torre del Greco e della Sezione di Polizia Giudiziaria presso il Tribunale di Torre Annunziata stanno eseguendo delle custodie cautelari in carcere emesse dal GIP del Tribunale di Torre Annunziata nei confronti di 7 persone dedite al phishing bancario i cui proventi venivano monetizzati presso sportelli ATM. I responsabili sono tutti residenti a Torre del Greco. Contestualmente all'ordinanza emessa dal GIP di Torre Annunziata su richiesta della Procura Opolontina, la Polizia di Stato sta eseguendo un decreto di sequestro preventivo per un importo di €94.700, pari al totale delle somme di denaro provento delle frodi. Le indagini hanno consentito di accertare il compimento di 92 frodi e di ricostruire l'importo del danno complessivo causato alle vittime identificate, pari appunto a €94.700. L'indagine è nata da un controllo operato su strada nei confronti di uno degli indagati, trovato in possesso di un gioiello di valore acquistato online con i proventi di una frode. L'attività investigativa del Servizio di Polizia Postale e delle Comunicazioni ha consentito di ricostruire il modus operandi degli indagati, permettendo così di delineare uno scenario estremamente esteso del fenomeno, consentendo tra l'altro di individuare diverse vittime sull'intero territorio nazionale. È stata così svelata una struttura criminale molto complessa sotto il profilo organizzativo e tecnologico. I truffatori, attraverso una stabile organizzazione, riuscivano a procurarsi liste di numeri telefonici di ignari destinatari della frode online, per poi inviare agli stessi SMS ai quali seguiva una telefonata effettuata da falsi operatori bancari, con chiamate provenienti apparentemente dal numero verde servizi bancari. Allora, insomma, non la sentivo più, quindi le inviate un SMS per quanto riguarda le domande di sicurezza, vediamo il database cosa ci risponde. Ah, ok. Perché io ho fatto la procedura questa per l'attivazione di ok. Sì, sì. Allora, se mi può fornire un attimo l'SMS ricevuto. L'ultimo, stai modificando le domande di sicurezza, eccetera. Un codice. 517228. Ok, signora, la procedura di sblocco è andata a buon fine, quindi... Ma perché si era bloccata? È un problema del nostro database, signora, stiamo risolvendo il problema. Ah, ok. Quindi okay, informiamo di... che le sue carte le può utilizzare già da questo momento, soltanto per l'app e per il sito sono momentaneamente sospesi per 3 giorni, quindi lei da questo momento non deve più accedere né all'app né al sito per nessun motivo per 3 giorni, la ricontattiamo noi quando potrà rifarlo, ma le sue carte le può utilizzare già da questo momento per pagamento telefonico. Ok, quindi non posso far operare per la banca online, sì, diciamo, sì. Ok, per 3 giorni, va bene, aspetto la conferma, grazie. Arrivederla, arrivederla. Giorni dedicati alle vaccinazioni dei lavoratori del mare. Oggi e domani, presso l'hangar vaccinale Atitec di Capodichino, si procederà alla vaccinazione del personale navigante della Campania, iscritto al SASN, con monodose Johnson & Johnson. 2 open day vaccinali che arrivano a seguito delle numerose denunce e sollecitazioni dell'Associazione Marittimi per il Futuro di Torre del Greco ai microfoni di TV City, sui ritardi e disagi per le prenotazioni e l'accesso alla piattaforma. Sulla questione non è mancato l'interessamento della vicepresidente del Consiglio regionale del Partito Democratico, Loredana Raia, e del deputato del Movimento 5 Stelle, Luigi Gallo. Una situazione che si è sbloccata nei giorni scorsi, con il superamento di tutte le difficoltà organizzative.
Una notizia accolta con favore dai lavoratori del settore, in fila questa mattina per sottoporsi alla vaccinazione. Polemica dei cittadini torresi sulla questione rifiuti a Torre del Greco. Nonostante con l'avanzare della settimana si ritorni al regime, riducendo il numero di rifiuti nelle strade, resta invece critica la situazione relativa agli ingombranti. Per le strade della città sono sempre di più i punti colmi di mobilio vario e elettrodomestici. Non è difficile trovare frigoriferi o parti di arredamento, armadi, mobili, un comportamento lesivo per l'immagine della città e delle strade. Le zone coinvolte non sono solo quelle periferiche o di minor passaggio. Si possono trovare materassi e rifiuti anche nelle aree centrali della città. In particolare, in via Piscopia o vico Abolito Monte, proprio a pochi metri dalla centralissima via Roma. Senz'altro, gli operatori ecologici che nelle ore serale transitano non sono né abilitati né attrezzati per il ritiro degli ingombranti e se a ridosso di essi i cittadini depositano altri rifiuti, rendono impossibile il ritiro degli addetti, lasciando anche i sacchetti regolarmente conferiti. I cittadini, dal loro canto, denunciano un'amministrazione comunale che non li supporta appieno nel ritiro dei rifiuti ingombranti. Sono in tanti i torresi che non riescono a mettersi in contatto con l'ufficio addetto al ritiro di rifiuti speciali. E una volta contattato l'ufficio preposto, riuscendo ad ottenere il codice univoco da apporre sui rifiuti così da rendere semplice il ritiro da parte dell'operatore, non vedono comunque un effettivo ritiro. Per giorni i rifiuti restano in strada seppur con codice assegnato. Una situazione delicata che pone in contrapposizione l'efficienza del sistema di ritiro dei rifiuti con l'inciviltà dei cittadini che getta in cattiva luce anche coloro che, come da regolamento, richiedono lo specifico codice di ritiro. Notebook su siti didattici consegnati questa mattina agli alunni dell'Istituto Colombo di Torre del Greco. Un'opportunità pensata per venire incontro alle difficoltà delle famiglie nella gestione in questi mesi della didattica a distanza e per gli alunni con bisogni educativi speciali. Un progetto sostenuto dal Fondo Sociale Europeo e dal Fondo di Rotazione per sviluppare le competenze degli studenti e contrastare la dispersione scolastica. È un evento che aspettavamo un po' da tempo e finalmente si è realizzato, sono venuti diversi genitori a ritirare i notebook e tutto fa parte di un progetto previsto dal Fondo Sociale Europeo e dal Fondo di Rotazione, e kit e device per gli alunni in difficoltà, quindi naturalmente non solo notebook ma anche, diciamo, altri sussidi didattici soprattutto per i ragazzi BES in difficoltà. Questi kit e soprattutto questi notebook che sono distribuiti serviranno naturalmente con la didattica a distanza che non è ancora finita, e naturalmente gli alunni, avendo a disposizione non più un cellulare bensì un notebook, seguiranno meglio le lezioni e quindi le loro competenze sicuramente miglioreranno. Proprio a seguito della pandemia dello scorso anno, molti alunni sono stati costretti in didattica a distanza con non poche difficoltà date proprio dall'assenza di questi materiali digitali. Sì, non è stato facile. Anche noi docenti ci siamo dotati di tutte le attrezzature, però ci sono soprattutto le attività laboratoriali che con uno smartphone non è possibile realizzare. Abbiamo dato delle demo ai ragazzi, però se non avevano un notebook per poterla installare non potevamo ad esempio fare laboratorio. È soprattutto una spinta in più per i ragazzi per impegnarsi, per dimostrare sempre il massimo e per catturare naturalmente la loro attenzione, che loro in effetti sono i nativi digitali, quindi alcune cose sanno farle meglio di noi. Accanto ai notebook sono stati acquistati e distribuiti anche i libri di testo, che sicuramente sono un aiuto, perché è vero che ci sono libri di testo digitali e così via, però a volte il cartaceo serve anche come sostegno per loro nella lettura e in tutto il resto. Quindi non abbiamo tralasciato nulla, in modo tale da cercare di recuperare tutte le competenze di base che gli sono necessarie per poter affrontare poi tutti gli studi, non solo di quest'anno ma anche futuri, o comunque non solo limitati alla scuola di secondo grado ma eventualmente anche le possibilità di fare corsi di specializzazione o addirittura all'università. Lei è la mamma di un ragazzo che ha ricevuto il notebook questa mattina? Sì, da 5 anni, questo è l'ultimo anno che frequenta mio figlio ed ha avuto il computer per seguire le lezioni. Adesso finisce col 5º anno.
per questo gli hanno dato anche il computer, però in questa scuola mi sono trovata sempre benissimo. Ecco, anche per quanto riguarda la situazione della pandemia da Covid dello scorso anno, i ragazzi sono trovati improvvisamente nella didattica a distanza, alcuni anche senza mezzi. Ci hanno aiutato sempre, ci hanno dato tablet, sì, ci hanno avuto sempre incontro ad aiutarci, professori, docenti, tutti. Devo dire la verità, ci siamo trovati benissimo, non abbiamo avuto difficoltà. Giornata conclusiva del progetto Rischio biologico, il coronavirus spiegato agli alunni, all'Istituto Comprensivo Falcone Scauda di Torre del Greco. Da diversi anni la scuola collabora con l'ufficio INAIL di Napoli organizzando corsi di formazione per alunni e docenti sulla conoscenza dei principali pericoli e rischi che possono verificarsi a casa e a scuola e sui corretti comportamenti da adottare per prevenirli, alla luce delle direttive contenute nel piano triennale dell'offerta formativa. Focus quest'anno sul rischio biologico e sulla conoscenza del coronavirus. Il progetto si è svolto in modalità online e ha visto coinvolte 15 classi dell'istituto, le classi quinte della primaria dei quattro plessi, le 6 classi della prima, le 4 classi della seconda di scuola secondaria di primo grado. Gli alunni hanno potuto seguire momenti formativi guidati dagli esperti INAIL. Alla giornata conclusiva di lunedì 24 ha presenziato anche il dottor Pasquale Adonizio, direttore dell'ufficio INAIL di Napoli, che ha avuto parole di apprezzamento per i lavori presentati dalle classi. Soddisfatta la dirigente scolastica Maria José Abilitato. È stato emozionante, nonostante i messaggi siano passati attraverso un monitor. Abbiamo rilevato tantissima passione, tantissimo interesse, tantissimi approfondimenti. Il ringraziamento all'INAIL, al presidente, alla dottoressa Cozzolino e ai suoi collaboratori li abbiamo già posti all'inizio, all'avvio dell'incontro. Confidiamo sul prosieguo di questo progetto, ma soprattutto io come dirigente ritengo che quest'anno aver focalizzato l'attenzione di noi tutti su una tematica come quella di una pandemia che ci ha talmente colpiti e a livello individuale e a livello collettivo sia stato fondamentale. Io me ne vado oggi con una gioia nel cuore, con una sicurezza, una convinzione nel mio cervello e nel mio cuore. Ecco, qui ci sono ancora i ragazzi della scuola primaria Orsi che mi hanno chiesto di rimanere e continuare a seguire i ragazzi della scuola secondaria. Io oggi vado via convinta che questi giovani, loro, forse gli adulti meno, ma i giovani saranno loro a fare da volano ad una comunità come la nostra, innanzitutto scolastica, ma poi cittadina. Ecco, si incomincia sempre da vicino, da poco, per poi seminare e raggiungere cose che stanno più lontano. Saranno loro a portare avanti quelle regole che è vero, qui abbiamo una comunità che è stata duramente colpita dal male, dal virus. È vero che non è sufficiente, non basta, infatti molti hanno messo in evidenza il vaccino, è importante, sono importanti le scoperte, gli studi, gli approfondimenti da un punto di vista scientifico, medico, ma è importante che ognuno faccia la propria parte. Facendo la nostra parte nel nostro piccolo possiamo vincere il male o comunque combatterlo. Allora ragazzi, siete voi il volano, siete voi, affidiamo a voi questo compito e certamente io sono convinta che loro lo sapranno svolgere alla grande.
E con questa notizia si chiude anche oggi questa edizione del nostro TG. Vi ricordo che potete contattare per info e segnalazioni la nostra redazione inviando un'email all'indirizzo redazione@tvcity.it o chiamare al numero 340-6561-484. Con questo è veramente tutto. Arrivederci a domani per una nuova edizione aggiornata del nostro telegiornale.